accanto a quello delle donne e quindi accanto a quello delle madri è un elemento importante che non può essere trascurato nella valutazione oggi nel nostro paese del fenomeno della violenza contro le donne. Non solo perché, come ho detto prima, ci sono percentuali altissime, lo si sa, chi guarda i dati settimanali, io so il lavoro enorme che viene fatto coordinato dalla prefettura anche nel nostro territorio in tal senso. Spessissimo, si parla di percentuale 70-80% di presenza dei bambini nell'atto della violenza. A volte i bambini sono oggetto di fatto anche di rivendicazione contro la madre, quanti omicidi di bambini. Ecco, il tema è estremamente delicato perché quello che ci dicono gli operatori che agiscono nel contrasto alla violenza, la rete dei centri antiviolenza così diffusa nel nostro paese, è che in qualche modo la relazione di genitorialità tra la donna e il figlio è uno degli elementi che vanno compresi nel momento in cui si accoglie la denuncia di una donna e la si vuole sostenere nel percorso di uscita dalla violenza. Non nascondiamoci che uno dei motivi per cui le donne non arrivano alla denuncia compiuta, a firmare il verbale, questo mi potrete dare conferma voi, ma di nuovo i dati dell'Istat ti dicono che la maggior parte delle donne non chiude e non firma il verbale, una volta anche che ha iniziato l'atto della denuncia. Uno dei motivi è perché ci sono dei minori, è perché la donna non si sente libera e riconosciuta capace di responsabilità genitoriale rispetto ai propri figli e quindi in qualche modo teme di perdere il rapporto con i propri figli. Uno, perché spesso non ha le risorse personali e materiali per poter poi mantenere e garantire un'autonomia di vita rispetto ai propri figli. E due, perché una donna che è oggetto di violenza è una donna che vive un'esperienza di fragilità personale. Ma questa esperienza di fragilità personale non è ascrivibile semplicemente ad una fragilità nell'ambito genitoriale. E quello che ci dicono gli operatori che incontrano queste donne è che in realtà spesso nella relazione tra madre e figlio che scatta quella possibilità di salvezza reciproca e di vita che si costruisce altrove.